Donna m'apparve, sotto verde manto, vestita di color di fiamma viva. La processione mistica si è arrestata davanti a Dante e una donna vestita di rosso si alza sul carro, immersa in un'aurora di fiori rilasciati dalle mani degli astanti. Il poeta è travolto dall'emozione del risorgere di un antico amore e si rivolge a Virgilio, ma la sua guida ormai è scomparsa. Beatrice prende la parola, lo invita a non piangere il distacco da Virgilio. Dante, perché Virgilio se ne vada, non piangere anco, non piangere ancora, che pianger ti conven per altra spada. Dovrà invece piangere per altri motivi, nel riconoscere i peccati in cui è caduto. Beatrice si compiace di vederlo infine giunto al purgatorio e lo richiama maternamente al pentimento, passaggio indispensabile per proseguire il viaggio. Dante è colto da profonda vergogna e abbassa la fronte. Gli angeli intonano un canto di conforto e il poeta ascolta la sua amata rievocare i momenti del suo traviamento, quando in giovinezza la abbandonò per intraprendere la via del peccato. Beatrice ricorda anche perché decise di correre in aiuto di Dante, scendendo nel limbo per chiedere l'intervento di Virgilio. Lo sollecita quindi a pentirsi, per rendersi degno delle acque dell'Etè. Il dialogo prosegue nel canto successivo, con il rimprovero di Beatrice, che ricorda a Dante come proprio la sua morte avrebbe dovuto convincerlo a convertirsi. Il poeta è vinto dal rimorso e perde i sensi. Si risveglia immerso nell'acqua dell'Etè per compiere un rito di purificazione. Tornato di fronte a Beatrice, è colpito dalla sua bellezza abbagliante. Segue poi il corteo mistico. Ritorna verso l'albero del bene e del male, dove lascia il carro e poi sale verso il cielo. Dante assiste allora ad una scena simbolica. Un'aquila, una volpe e un drago attaccano l'albero e il carro, trasformando quest'ultimo in un mostro a sette teste, sovrastato da una meretrice, entrambi condotti nella selva da un gigante. Nell'ultimo canto del Purgatorio, il senso della visione allegorica viene spiegato. I responsabili della corruzione della Chiesa verranno puniti e un nuovo imperatore dovrà ristabilire l'ordine e la giustizia sulla terra. Giunto presso la fonte perenne, Dante beve le acque dell'Eunoè e si presenta finalmente a Beatrice, puro e disposto a salire alle stelle.